Salve, sono ancora Donatella Cinelli Colombini e questo è il secondo tutorial, quello che parla delle cantine, delle tipologie di cantine aperte al pubblico e delle parti di queste cantine dove si svolge l'attività di incoming, l'attività di hospitality, quella di accoglienza dei turisti. Allora, le cantine in Italia, le cantine aperte al pubblico in Italia sono tante, ne abbiamo dai 5 alle 8 mila, il numero esatto non si conosce, che sono ben attrezzate per l'accoglienza, 20-25 mila con punto vendita e abbiamo circa 150 strade del vino, quindi sistemi di organizzazione di offerta territoriale di turismo del vino. Le cantine aperte al pubblico si dividono in grosso modo in due parti, quelle che sono nate prima dello sviluppo del turismo del vino e che quindi sono state adattate all'accoglienza turistica e quelle che sono nate dopo con il progetto di realizzazione che già comprendeva sia il punto vendita, il punto assaggio, il percorso dei turisti. Quindi avevano già nel progetto originario sia la produzione del vino sia l'accoglienza dei turisti. Grosso modo abbiamo queste tipologie di cantine aperte al pubblico, quelle storiche monumentali, cantine funzionali, cantine capolavori di architettura moderna, cantine familiari o cantine boutique e cantine di star dell'enologia. Allora, le cantine funzionali sono quelle dove la cosa principale è la produzione di un ottimo vino a un rapporto qualità-prezzo vantaggioso, quindi c'è una maggiore concentrazione sull'enologia e minore sull'aspetto estetico, diciamo monumentale, sull'immagine. Queste cantine sono comunque interessanti perché possono offrire ai visitatori uno shopping veramente vantaggioso e in alcuni casi sono anche dei bellissimi esempi di architettura moderna. Poi abbiamo delle cose bellissime, abbiamo castelli, ville, trulli, abbiamo luoghi di una baglia, abbiamo luoghi in Italia che producono vino di una grandissima suggestione con una storia straordinaria. Pensate alla Florio a Marsala, quanto è importante anche nella storia nazionale. Poi abbiamo le cantine d'autore, fatte da architetti famosissimi e che sono delle vere e proprie cattedrali del vino, oppure che hanno delle opere d'arte, pensate a Ceretto in Piemonte, oppure agli Antinori nel Chianti Classico, Lunelli nella zona del Montefalco, ce ne sono un po' ovunque. Poi ci sono le cantine familiari, che in realtà sono proprio quelle che il turista vuole vedere, perché il suo sogno è di incontrare il produttore in persona, sentire la sua passione, i suoi perché ha fatto quel determinato vino. Sono cantine più piccole, spesso più intime, ma a volte sono anche animate da dei personaggi straordinari che il nostro wine lover racconterà per tutta la sua vita l'incontro con questi personaggi, alcuni purtroppo defunti come Franco Biondisanti o Beppi Quintarelli, ma immaginatevi l'emozione di un wine lover che può dire ai suoi amici: sono andati a Barbaresco e ho incontrato di persona Angelo Gaia. Ecco, questi sono momenti straordinari che segnano anche e motivano il nostro wine lover a rimanere attaccati al vino italiano, e questa emozione la prova incontrando ognuno di noi. Se si dedica qualche minuto, qualche sorriso, qualche parola a questi visitatori. Il punto vendita. Molto spesso nelle cantine il punto vendita è organizzato da degli specialisti, da delle società che fanno proprio arredo di spazi commerciali. Non è una cattiva idea, anzi sono molto funzionali, bisogna però stare attenti che questi spazi che questi spazi esprimano la personalità e lo stile proprio della cantina. Quindi
bellissimi, devono essere belli, funzionali, ma anche capaci di esprimere i valori che animano il vino. Eventi e visite guidate, cioè il percorso di visita in cantina. Anche questi elementi sono fondamentali in una azienda del vino. Qui vediamo un evento di musica, gastronomia e vino. Questa è un'immagine di cantine aperte nella mia azienda di Montalcino. Questa però è invece una normale visita guidata dei visitatori. Ecco, su questa bisogna porre una grande attenzione, organizzarla bene, predisporre bene quello che va detto durante la visita, fare in modo che rappresenti quell'azienda e solo quella, non raccontando delle cose generiche perché finiscono per annoiare. Deve essere un racconto molto più intimo, più coinvolgente. Degustazione in cantina. Quelle principali, diciamo, sono collegate alla vendita, quindi l'assaggio del vino che poi viene acquistato, oppure la degustazione guidata tecnica, un po' come quella dei sommelier. Ma ce ne possono essere anche molte altre. Per esempio una degustazione in cantina con anche ambienti suggestivi, una degustazione più tecnica, qui mi vedete col barrel tasting, oppure quella che ho proposto anch'io, un'esperienza didattica, il turista che si trova a imparare a fare un super Tuscan da solo, a fare un blend fra vari vitigni. Servizi e accessori al vino, ce ne sono tanti, si possono sviluppare in una cantina e aumentano l'attrattività di questa cantina. Per esempio, la recettività, avere un albergo in cantina, avere una ristorazione, molte cantine hanno addirittura dei ristoranti stellati. Naturalmente oggi vengono chieste anche altre cose, tipo la degustazione al calar del sole, la cena in mezzo alle vigne, il wine trekking, il wine wedding, sposarsi in mezzo alle vigne. In questo la Toscana è in una posizione privilegiata, quasi la metà dei matrimoni degli stranieri in campagna avvengono in Toscana. Le scuole di cucina. La vinoterapia e l'associare il wellness al vino. Tutto va bene purché la propria offerta turistica e enoturistica sia ricca, articolata e ben comunicata. Buon lavoro!